Registrazione avviata. Buongiorno, buongiorno a tutti i presenti. Oggi giovedì 20 gennaio diamo inizio alla quarta, la seduta della quarta commissione consiliare. Chiedo al segretario di chiamare l'appello. Buongiorno, chiamo l'appello. Consigliere Orlando? Consigliere Orlando? Scusatemi, sempre problemi con la tastiera io. Buongiorno a tutti, presente. Consigliera Cancilla, Presente. consigliere Randazzo, Buongiorno, presente. consigliere Di Pisa, Buongiorno, presente. consigliere Inzerillo, assente. Prego, Presidente, prenda la presidenza. Grazie. Allora, raggiunto il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Allora, nell'attesa che si colleghi il Presidente, chiedo alla segretaria la cortesia di leggere il verbale di ieri. Perfetto. Sarà il signor Mattei a darne lettura. Bene, allora procedo alla lettura del verbale numero 11 del 19 gennaio, il prima convocazione alle ore 9:45 in modalità telematica, giusta disposizione della Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la quarta commissione consiliare. Il luogo della riunione è convenzionalmente la sede istituzionale di via Ugo Foscolo 10. Assume la presidenza la consigliera Cancilla, che è constatata la presenza. Scusatemi, sento delle voci di fondo. E allora, io sono col telefonino e mi è difficile seguire. Quindi stavo dicendo, assume la presidenza la consigliera Cancilla, che, constatata la presenza dei consiglieri di Pisa, Orlando e Randazzo, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. La videoregistrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è visionabile sul sito del Comune di Palermo al link dedicato. Argomenti da trattare, comunicazione del Presidente, stato dell'arte cimitero rotoli, varie ed eventuali, approvazione verbale odierno. La Presidente Cancilla apre i lavori ringraziando l'assessore Sala e il direttore del cimitero rotoli, Leonardo Cristoforo, per la partecipazione malgrado il breve preavviso, e chiede loro ragguagli sulla situazione cimiteriale e in particolare sul decoro e sulla mancanza di pulizia all'interno del cimitero. Il consigliere Randazzo chiede la percentuale delle salme in attesa di inumazione e lo stato dell'arte della situazione trasferimento salme al cimitero Sant'Orsola. La Presidente Cancilla chiede notizie sull'eventuale ripristino della tettoia di una struttura adibita a deposito salme, divelta dal vento e dalle piogge a causa del temporale abbattutosi poco tempo prima. L'assessore Sala comunica che si è creato un ritardo inerente allo svuotamento dei bidoni di rifiuti a causa di una questione legata alle competenze tra reset e amministrazione, nonché allo scarrabile poco adatto allo svuotamento dei contenitori. Comunica che delle circa 893 bare a deposito, circa 600 sono destinate all'inumazione, mentre i numeri si ridurranno a seguito di 80 bare da trasferire a Sant'Orsola e che potranno ridursi riprendendo i trasferimenti. In riferimento alla tettoia, comunica che comunque le bare sono coperte da teloni, ma la struttura rimane scoperta. È stato chiesto alla COIME di provvedere in tempi brevi a una riparazione della copertura più idonea. Riguardo alle pulizie, l'amministrazione sta lavorando nel senso di affidare un contratto tale incarico di lavoro in forma stabile al Reset ed occuparsi loro di tale mansione. La Presidente prosegue chiedendo al momento attuale come l'amministrazione intende affrontare l'emergenza, in particolar modo sulla vicenda campi di inumazione, anche sulle ipotesi dalla stessa prospettata. L'assessore Sala comunica che non ci sono soluzioni a brevissimo termine, se non l'utilizzo dei loculi ipogei, ma anche in tale soluzione è intervenuto il problema di avere trovato della roccia durante gli scavi esplorativi. Necessitano scavi manuali e tali lavori saranno da assegnare per mancanze di competenze sia del COIME che della Reset ad aziende esterne. L'assessore prosegue dettagliando le varie tipologie sulle scelte delle inumazioni e dei loculi ipogei.
Il consigliere Randazzo chiede se le 300 euro previste per la concessione per i loculi ipogei vengono ritenute congrue e se comportano ulteriori oneri per i cittadini. L'assessore Di Sala dichiara che alle 300 euro per la concessione verrà decurtata la cifra già versata dal cittadino per l'inumazione. Prosegue dando ulteriori notizie sulle proposte di individuazione di terreni da destinare alle inumazioni. La consigliera Orlando chiede notizie sui suggerimenti e indicazioni da lei inviati. L'assessore Sala comunica che si stanno valutando tante possibili soluzioni, non ultima quella di utilizzare le fosse perenne, bloccate oggi dalle sovrintendenze, intervenendo con delle varianti sul PRG. Auspica che la gara dei loculi ipogei in svolgimento proprio oggi sia andata a buon fine. Il direttore spiega che i posti liberati dalle esumazioni vanno a rilento in quanto già nel 2005 venivano sepolte bare provviste di zinco. Soluzione questa che non ha permesso la completa mineralizzazione delle salme e pertanto l'impossibilità al riutilizzo della fossa temporanea. Alle ore 10.30 il consigliere Di Pisa lascia la seduta. L'assessore Sala e il direttore provvedono a fornire diverse notizie sul numero delle salme, chiarendo che nel breve tempo trascorso da maggio ultimo scorso ad oggi, le bare a deposito sono pressoché raddoppiate. Prosegue l'ampia delucidazione sul tema, ipotizzando l'individuazione e la creazione di un campo di innovazione di almeno 3.000 posti, che metterebbe fine all'emergenza cimiteri per alcuni anni a venire. La Commissione saluta e ringrazia l'assessore Sala, costretto ad allontanarsi per altri impegni istituzionali, e prosegue il dibattito alle richieste di notizie con il direttore Cristoforo, il quale fornisce notizie dettagliate sugli interventi e sulle risorse umane necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, descrivendo le problematiche insorte anche per i più elementari servizi. È una ripetizione, cozza, non era sempre questo. La Presidente Cancilla chiede quanto intrapreso per impedire le incursioni dei cinghiali nei campi di inumazione. Il direttore comunica che l'ente parco ha provveduto ad azzerare tali incursioni con catture mirate e sorveglianza con i loro ranger. La Presidente Cancilla saluta e ringrazia il direttore e, ritenendo esauriti gli argomenti in trattazione, invita la Commissione a rimandare l'approvazione del verbale odierno alla prima seduta utile. Alle ore 10.53 dichiara chiusi i lavori. Presidente. Perfetto, mettiamo in votazione il verbale appena letto. Allora, consigliere Randazzo. Favorevole. Consigliere Orlando. Favorevole. Consigliere Di Pisa, era presente, non lo vedo più. Quindi lo diamo per assente. Di Pisa ha difficoltà ogni volta di collegamento. Uh-huh. Aspetta, forse si è ricollegato. Eccolo qui, eccolo qui. Favorevole, favorevole. Era cascata la linea, era cascata. Consigliere Inserillo è assente. La sottoscritta favorevole, quindi il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Bene. Allora, colleghi, noi oggi dovevamo avere una seduta inerente alle criticità interne alla RAP e aspettiamo che si colleghi l'ingegnere Caruso. Oggi pure, non mi ricordo. Il segretario dovrebbe collegarsi verso le 10. Ciao. Sì. Perfetto. Intanto posso chiedere una cosa, sì. Attesa. Io vorrei comprendere un po' se possiamo fare un riepilogo della programmazione da domani e la settimana prossima. Cosa abbiamo calendarizzato? Se può in qualche modo la segreteria ricordare cosa c'è in programma. È già calendarizzato in commissione. Ori, se non ricordo male, scusa Marta, dovrebbe esserci l'agenda sul tavolo, però non c'è calendarizzato nulla, non abbiamo lavori in calendario in itinere. Domani sì. Eravamo per... Domani, se non sbaglio, assessora Mantegna, o no? Non hanno confermato. No, non abbiamo comunicazioni da parte loro. Comunque immagino che adesso ci sia
li richiamiamo. Tony? Sì, parli con me. Tony Colombo, sì. Di richiamare la Grantegna e l'assistente sociale, la Ferreri. Sì, esatto. E avevamo avuto un primo approccio con la... Almeno per avere la certezza se loro sono liberi e partecipano, la calendarizziamo direttamente oggi. Marta, credo che non ci sia nulla nell'agenda. No. Era in ipotesi, infatti. Proposta di convocazione o decenni per la settimana? Se non la portate a venire, la facciamo sì. Consigliere Di Pisa, il microfono, per favore. Consigliere Randazzo, lei vuole intervenire? Avevo qualche proposta da fare per la prossima settimana? Diciamo che c'erano sempre alcune richieste in corso, di cui magari ancora non abbiamo calendarizzato. Sia il parcheggio, quello previsto per le quote rosa, non so se è termine esatto. E poi allora, riguardo quel regolamento che riguarda la città delle donne, comprendere come avviarlo, diciamo, visto che è un impegno che abbiamo preso come commissione. Consigliere, io posso rispondere per quello che riguarda le quote rosse, che noi continuiamo a non riuscire a contattare l'ufficio e la persona che si occupa della segnalazione Sardi, se almeno ha avuto una direttiva in tal senso. In ufficio, gli uffici sono svuotati e chi non ha un telefonino di servizio diventa difficoltoso quantomeno a raggiungerlo. No, ho capito. Vabbè. No, infatti, se ricorda, l'avevo chiesto se qualcuno ha un numero di telefono, un riferimento, qualunque cosa, perché dico, riusciamo quantomeno a capire, a venirci a capo. Ma guarda, possiamo fare, io non so adesso chi è, non ricordo chi è, immagino si tratti di una materia che riguardi mobilità in termini generali. Io non ricordo adesso chi è, se c'è un caporio, un dirigente del settore ufficio traffico mobilità, non, a me sfugge, magari Caterina su questo è più preparata di me. Potremmo rivolgerci o al capoario, al dirigente del settore e chiedere a loro di indicarci. Questo sì, cioè è un suggerimento ottimo, anche perché comunque le telefonate che ho fatto dico, non risponde alcuno. Di Gangi possiamo provare o qualche altro dirigente. Voi ricordate, Roberto e Caterina, se c'è un dirigente dell'area mobilità traffico? Io sinceramente non ho... Vabbè, eventualmente lo individuate tramite il settore di riferimento, lo contattate? Assolutamente sì. Perché cambiano sempre, quindi ora mi sono... Non solo cambiano sempre, ma al polo tecnico c'è continuamente un'apertura di qualche giorno e poi una chiusura per almeno 15 giorni. Confidiamo in questo smart working. Rispetto alla seduta di Consiglio Comunale di ieri, qualcuno vuole commentare? Io penso che molte delle informazioni che ha fornito l'assessore... Quando finisci Roberto vorrei intervenire su questo, visto che hai dato un assist. Noi come commissione competente, avendo avuto diverse occasioni di confrontarci con l'assessore Sala, fino anche con il direttore dei cimiteri, anche con la dottoressa Rimedio, di fatto molte informazioni che sono state fornite ieri già erano nel nostro possesso, quindi di fatto secondo me non è stato aggiunto nulla
purtroppo di nuovo, di risolutivo rispetto alla problematica cimiteriale. Sì, allora, su allora, intanto su questo, ecco, ricordo, noi avevamo stabilito ieri poi di rispetto al campo 473 che deve essere rifinanziato, avevamo stabilito di fare un incontro poi con l'assessore al bilancio. Questo è stato concordato, è stato definito questo incontro, Marta? No, non ancora, quindi se vuoi te lo possiamo già mettere in calendario per la prossima settimana. Sì, ti ricordi, Roberta, qual era la questione? Sì, assolutamente, ricordo. Lunedì potremmo provare a programmarlo, mi sembra presto, ricordo giovedì. No. Non lo so, dico ovviamente in base anche agli impegni degli assessori. L'assessore, di confermo. L'importante è che viene l'assessore al bilancio pure, che è colui che deve... perché l'assessore Sala, che possiamo anche invitare, ci mancherebbe, ma in realtà è in qualche modo è colui che chiede le risorse per l'impegno, quindi cosa deve aggiungere, oltre a parte che c'è questo campo, c'è l'ipotesi progettuale e vuole 300.000 euro, quindi chi materialmente deve fare una delibera di giunta o un fondo di riserva deve essere chi ha la delega al bilancio fondamentalmente. Quindi, allora, il marzo della presenza ok, sono in linea. Sì. Signori, buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno, Presidente. Inserirlo. Buongiorno. Sono io in veste di Presidente stamattina. Quindi le chiedo cortesemente innanzitutto l'autorizzazione alla registrazione. Esatto. Perfetto. Intanto grazie per la sua presenza oggi qui da noi in commissione. Lascio la parola a lui, sarebbe disponibile anche in per approfondire le tematiche già avviate nella sua. Certo che è un problema. Certo che è un quando può... scusate solo un secondo. Quando può chi? Massimo Castiglia. Ma per parlare di che cosa? Di che cosa? Tutti che devono parlare. Quarto step. Ok, dici che viene, dai. Dici che viene. Tra un'oretta e mezza. Ok, un'oretta e mezza, perfetto. Poi pensiamo a Bello Lampa, a tutte le vostre cose, perfetto, tanto ci sono io. Ma io in queste condizioni onestamente me ne vaio. Io proprio vero. Comunque signori, ok, scusate, diciamo lo sfogo. Prego. Sì. Presidente, allora io Roberta, rispetto all'ultima sessione ho dovuto lasciare prima per questioni personali, quindi sinceramente non vorrei adesso appesantire il dibattito e non ricordo quali erano le specificità che dovevo approfondire oggi, quindi ricordo che c'erano alcuni riscontri che il Presidente doveva in qualche modo dare, però lì sono sti riscontri, me li ricorda per favore. Io purtroppo con quello che non lasciamo, io penso che facciamo perché c'era la questione che riguardava forse il reset che aveva chiesto il Presidente Inzerillo, ma su cui l'aveva dato comunque un reset, un percorso. Per me la vicenda reset è chiusa. Io ho dato un percorso, ho mandato una lettera di 7 pagine al sindaco, ci ho messo là dentro tutti, ci ho messo il ragioniere generale, ci ho messo il vice sindaco, ci ho messo l'assessore di riferimento. Io quelli di reset ho spiegato per quale motivo non li posso prendere, ma siccome chiaramente so che a monte c'era un accordo, ovviamente, e che stiamo parlando di 92-94 persone che certo vorrei, per quello che posso fare, non lasciarli per strada col cerino in mano, io ho detto l'operazione per come contemplata al tempo, cioè questa gente che entra da me, è un'operazione che vale circa 2,5 milioni, perché sono 92 persone che dovrebbero passare dal part time al full time, e questo, diciamo, c'è grosso modo l'equivalente di un 600.000 euro circa come, diciamo, incidenza, e l'altra invece sono le persone che rimangono in reset, che visto che a questo punto il bilancio si sgraverebbe di 92 stipendi, alla fine sarebbe un altro 1,9 milioni, diciamo, come controvalore da distribuire, da spalmare sulle persone della reset, il che significherebbe aumentare il numero di ore lavorate. Non so se poi arrivano al full time o meno, comunque questo sarebbe.
Quindi l'operazione vale 2 milioni e mezzo. I 2 milioni e mezzo loro li possono tranquillamente avere nello, rimanendo in reset e facendo svuotamento cestini, e questo sarebbe chiaramente una, un qualcosa da contrattualizzare noi con reset. Quindi io prendo soldi dalla Tari, perché la Tari ovviamente arriva da me, stralcio 600.000 euro e affido a loro lo svuotamento dei cestini. L'altro 1.900.000 per arrivare ai 2.500.000 è il servizio di emergenza e pronto intervento sulla viabilità, quindi su strade barra marciapiedi, che sono i soldi che noi abbiamo storicamente sempre preso da questa, per questa parte, dal comune. Questi soldi girati a loro consentono a tutta sta gente di avere lo stesso, come dire, lo stesso ritorno di natura economica. Punto. Perfetto. Rispetto al CCR, il cronoprogramma di quelli attualmente previsti, in linea di massima, Basile e Giotto sono i prossimi. In questo momento noi su Giotto siamo in cantiere, quindi stiamo lavorando. Subito a seguire c'è Basile, dopodiché ci sono altre iniziative, diciamo, in diverso stato di avanzamento, per esempio due CCR che può essere che piano improvvisamente il volo nel centro storico, uno nell'ex Arena Tucoli e l'uno dall'altra parte dove c'è la Pagoda Amia, là, diciamo che sarebbero estremamente interessanti, così la, come scusi, ho... la Pagoda. La Pagoda Amia. C'è una Pagoda Amia a Città Castello, per intendo, di fronte all'ex Castellammare, se si ricorda. Ah, ok. Grazie a 13 vittime. E quindi, per esempio, quello potrebbe essere un altro sito interessante. E col presidente della circoscrizione stiamo vedendo... salve presidente, stiamo vedendo di... Buongiorno. Stiamo vedendo di stringere anche su quella. Che posso dire... Questo in sostituzione di quello che era un centro di raccolta che era stato, come dire, consolidato, convenuto e quant'altro, che era quello di Mongitore, poi però la gente del posto ha avuto da eccepire e quindi, insomma, arrivato a un certo punto abbiamo dovuto mollarlo. Però voglio dire, ne è uscito uno, ne abbiamo recuperato due. Dopodiché, per esempio, oggi c'è un sopralluogo anche con la terza commissione, se non ricordo male, comunque la commissione di Caracausi per un centro di raccolta a via Nina Siciliana, e valutare questa ipotesi. Dentro il parcheggio non c'entra nulla? Dentro il parcheggio, sì. E quindi ci sono per ora dei tecnici sul posto, assieme credo alla terza commissione, il presidente della relativa circoscrizione. Voglio dire, quella dei centri di raccolta in teoria è, diciamo, usando un termine in inglese, un babbio, perché trovare, diciamo, a Palermo questi vari spiazzi nella disponibilità del comune in teoria non dovrebbe essere una cosa complicata. Di fatto diventa una cosa complicata perché siamo quelli che siamo, quindi è inutile dire no, la colpa è dell'architetto del comune piuttosto quello o quell'altro. Quindi avere anche la disponibilità di questi siti, avere dati, avere foglio, avere particelle, sapere come è combinato, non è il massimo della vita se vogliamo fare molti centri di raccolta di qua a quando io me ne vado. Per fare questo io devo chiaramente anche considerare dei siti di privati, perché altrimenti noi non usciremo mai. Dobbiamo, per quello che vedo io, anche non essere, come dire, con troppa puzza sotto al naso dal punto di vista professionale, con le caratteristiche che serve, perché a me avere anche 500 metri quadri di centro di raccolta vicino a quel munizzaro continuo che è, per esempio, la piazzetta di Ballarò, dove c'è la chiesa di come si chiama, Francesco Saverio, quello che sia, certo non è che devono appiare 2000 metri quadri, non li trovo, ma se ne trovo 500 vuol dire che mi faccio 500 metri da una parte, 500 metri da un'altra parte. Cioè, io dico, dobbiamo aiutarci tutti quanti. Ho mandato tempo fa una lettera a tutti i presidenti di circoscrizione, oltre che al sindaco. Alcuni hanno risposto, altri non hanno risposto, ma insomma è inutile che a questo punto dice no. Se non è risposto allora io me ne frego. Io vado avanti lo stesso. Tutti i contributi che mi arrivano ben vengano, ma arrivano contributi, chiaramente continuo ad andare avanti. Più centri di raccolta ciò, meno munizia ciò per strada, punto. Mi scusi Presidente, intanto io concordo con lei su
questa posizione, anzi forse centri di raccolta più capillari vengono più incontro, diciamo, alle esigenze chiaramente, lo virgoletto, dei concittadini, cioè averlo proprio di prossimità, ecco, magari invoglia ancora di più ad andare presso un centro di raccolta piuttosto che abbandonare il rifiuto. Mi chiedevo semplicemente se nel caso in cui si dovesse intraprendere questa strada, cioè di piccoli centri più capillari, se RAP è nelle condizioni di avere tutto il personale necessario per seguire, da appunto mettere nei vari centri di raccolta per seguire le operazioni e gestire il centro. La risposta è immediata, assolutamente sì. Io in questo momento ho 340 inidonei. Posso riempire i centri di raccolta? Perfetto, ma questa notizia mi riempie di gioia. A me no, perché ho 350 inidonei, ma Sì, evitiamo. però Diciamo che gli abbiamo inidonei un'esperienza diversa. comunque, centro non centro, l'inidoneo lei se lo deve tenere comunque, ce l'ha comunque ed è personale da gestire. In questa maniera, comunque, diciamo, fornisce un servizio non solo all'azienda, ma anche alla cittadinanza, quindi di necessità virtù, come si suol Certo, dire. infatti i centri di raccolta, grosso modo, ci stanno essenzialmente la popolazione dei centri di raccolta, è costituita da inidonei. Questo poi ha creato la leggenda metropolitana in base alla quale c'è il vecchietto che arriva lì con la macchina, che fa, me lo scarichi. La gente, ripeto, non, quando io parlo di inidoneo intendo sia l'inidoneo secco, cioè non puoi fare niente, ovvero quello che è l'idoneo però a condizioni. Una condizione molto ricorrente è quello che, per esempio, non può sollevare pesi oltre i 5 kg, ovvero che diciamo c'ha problemi di temperatura, cioè che se la temperatura è troppo elevata non può andare. Quindi io devo dare per scontato che questa gente, io non faccio l'ufficiale sanitario, però secondo me se io non posso levare più di 5 kg, devo ritenere che quando il sabato o la domenica va con sua moglie al supermercato, evidentemente i sacchetti non si carica io, manco quello, manco il cartone dell'acqua. Però ripeto, consideriamola come babbio, ovvero che d'estate non va a mare perché poverino c'ha il problema della temperatura. Il medico ha detto così, va bene, ok, ne prendo buona nota. Il problema non è solo mio, il problema è la cittadinanza, cioè noi abbiamo 300 stipendi che di fatto hanno delle condizioni al contorno. Allora, il centro di raccolta crea problemi? Assolutamente no, ben venga. Allora, più centri di raccolta riesco a fare, anche piccolini, non è che devo fare queste armate, diciamo, in città, anche un paio di persone messe lì, chiaramente danno aiuto, almeno io mi auguro che diano aiuto, non vorrei che, come succede adesso, la gente scarica materiale, scarica ingombranti a 50 metri dal centro di raccolta. Ma io penso che a poco, riempiendo la città, quindi io nel piano industriale ho messo 120 centri di raccolta, di cui 5 esistenti, uno in progress perché è cantiere, e uno con un cantiere che sarà molto più breve dietro l'angolo, perché Piazza Leggiotti è anche trasferenza, non è soltanto centro di raccolta, cioè diciamo quei mezzi che vanno a scaricare su mezzi più grandi. Però se io anziché 20 riuscissi a farne 25 o 30, dico riuscissi io nel tempo, rap, riuscisse a farne 25 o 30, ben venga. Ok. Ditemi. Grazie E Presidente. di che Grazie. cosa? Grazie Presidente. Presidente, Figurarsi. io sono un po' tardi e mi riscuso, non ho seguito la parte iniziale Non della avevo seduta. appena iniziato perché pure io ero in ritardo. Ah, allora mi sento meno in colpa. Io volevo parlare con lei, Presidente, di una serie di, diciamo, tra l'altro di vicende spicciole che comunque sono quelle che in realtà la gente vive giornalmente. E facendo riferimento anche al problema sollevato dalla collega Cancilla l'ultima volta che ci siamo visti, che era quello dello spazzamento, vorremmo capire, perché poi alla fine, sa, col passare del tempo ci siamo pure un po' confusi, almeno personalmente mi sono un po' confuso perché non ho capito in realtà se esiste un piano di spazzamento per le vie della città. Prima c'era uno spazzamento ad ambiti, poi a settori, insomma c'era, diciamo, quantomeno un'idea di come ripulire la città.
Oggi devo dire la verità, non lo comprendo più e vedo che spesso, dico, sono ovviamente le mie impressioni, poi lui ovviamente mi risponderà se è così o meno. Spesso purtroppo, diciamo, molte strade vengono, a parte ovviamente le strade centrali della città, ma anche lì, diciamo, a parte proprio via Ruggero VII, via Macheda. Poi diciamo anche le aree poi proprio limitrofe diciamo, non vivono una condizione diciamo, migliore. E quindi viene fatto tutto diciamo, in emergenza. Viene ripulita via Emiro Giafar perché il consigliere Inzerillo deve disturbare, perché poi alla fine ti senti proprio come se stessi disturbando comunque il dirigente piuttosto che il presidente affinché poi si possa portare un operatore lì per ripulire via Giafar che non viene spazzata da 20 giorni. Ovviamente il mio è un esempio su Via Giafra. Così pure vorremmo capire anche questa situazione che va a porta dei risultati veramente gravi in città, che sono quelle batterie enormi di cassonetti che spesso si verificano in alcune strade dove ci sono 6, 7, 8 cassonetti. E quindi lì basta poi ovviamente poco per diventare una sorta di bello lampo bis, perché dal momento in cui non c'è la regolarità nel passaggio del mezzo diventa una discarica a cielo aperto ed è ovviamente spiacevole da vedere. Il consigliere Randazzo, non so se poco fa l'ha detto quando era collegato, ha postato una fotografia nel gruppo che abbiamo nella commissione dove in via Budini praticamente c'era proprio una montagna di rifiuti. La proposta mia, diciamo, partendo dal presupposto, prendendo spunto da quello che ha detto l'altro giorno l'assessore Marino, che l'obiettivo è quello di togliere tutti i cassonetti dalla città, ed è un obiettivo che io condivido e capisco ovviamente le difficoltà che si avrebbero nel fare questo, perché già non riusciamo ovviamente a far fronte al porta a porta con le unità che abbiamo, figuriamoci se togliamo tutti i cassonetti. E quindi significherebbe fare porta a porta in tutta la città. Penso che non siamo nelle condizioni, ovviamente, di organizzare un servizio di questo tipo. Però una cosa, Presidente, che io ho potuto imparare in questi anni è che il cassonetto davanti casa non lo vuole nessuno. Dico, lei sicuramente già avrà avuto modo di riscontrare questa situazione. Ma in virtù di questo, siccome ovviamente non è corretto che a casa mia non c'è il cassonetto e a casa tua gliene metto quattro, io ritengo che bisogna rivedere un'equa distribuzione dei cassonetti a presso nella città. E questo, diciamo, purtroppo è stato più volte evidenziato perché, ripeto, non è giusto penalizzare un cittadino o un esercente piuttosto che quello che invece si sente più furbo e non vuole il cassonetto davanti a casa. Quindi questo è un altro tema. Poi, Presidente, io le faccio una domanda aperta, forse l'avete accennata poc'anzi. Noi abbiamo vissuto quel malessere che riguarda il personale, perché abbiamo appreso dai giornali, dico, senza nessuna polemica, noi abbiamo chiarito, quindi la mia non è polemica. È proprio per darci la possibilità di poter rispondere alle domande che i cittadini ci pongono. È stato fatto un concorso per autisti. Volevamo capire questo concorso o se per caso è stato indetto dalla RAP o se in realtà è stata investita una società di lavoro interinale. Quindi, diciamo, capire a che punto è questa cosa. Capire quali sono diciamo, le idee che bisogna mettere in campo in questi mesi a venire. Proprio che riguarda il personale, e poi se ci può fare anche un breve accenno, perché penso che ormai non c'è bisogno più di disquisire chissà quanto, per capire quali sono le condizioni che vedono quei 90 lavoratori di Reset, se in realtà, perché l'ultima volta ci siamo lasciati sul fatto che lei doveva acquisire dei pareri da parte dei suoi legali, da parte dei legali del comune. C'è la questa interlocuzione dove i cattivi sembravano quelli, sembrava l'amministratore unico di RAP, nella persona di Caruso oggi, ma nella persona di Norata prima, e che invece il sindaco era quello buono che diceva prendeteveli. Quindi c'è un problema. Quindi io vorrei, se anche brevemente, lei ci potesse fare chiarezza su questa vicenda e capire se questi signori, questi lavoratori,
che giornalmente ci contattavano, perché purtroppo poi il mio malumore derivava dal fatto che noi non eravamo più nelle condizioni di dargli risposte, quindi abbiamo perso l'interlocuzione con queste persone, e politicamente si rende conto che non è una cosa bella per chi come noi, per chi come molti di noi lavorano giornalmente sul territorio e cercano di dare risposte alle domande che poi gli vengono poste. Quindi, se possiamo fare un breve excursus su questa vicenda. Microfono. Ecco, infatti. Allora, andiamo per ordine. Cominciamo col dire che l'assessore Marino aveva detto la soluzione è che si devono tutti quanti i cassonetti. La controdomanda sarebbe perché non lo facesti tu quando eri alla RAP? Ma diciamo così, prendiamola come babbio. Allora. No, poi se si ricorda, Presidente, quando io ho detto ma togliere i cassonetti, che significa? Togliere nel giro di quattro Aspetta, mesi? aspetta un minuto. Allora, il concetto di fondo è io. Posso levare tutti quanti i cassonetti, ma è come dire che io dichiaro guerra agli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti se ne accorgono, diciamo che mi sfracellano in 30 secondi. Quindi io non ho che cosa levare se prima non c'ho né uomini né mezzi, perché chiaramente col fondo schiena degli altri siamo tutti quanti facili a parlare. Allora, io solo per fare il prossimo stralcio della città di Palermo, circa, correggimi se sbaglio, 200.000 abitanti, 190.000, qualcosa del genere, solo per fare questa cosa io ho bisogno di uomini e poi ho bisogno di mezzi. I mezzi, stranamente, vanno molto più rapidamente degli uomini, perché noi, e ripeto noi il comune, noi di RAP, con l'ingegneria che abbiamo qua dentro, siamo riusciti a fare capitolati, specifiche tecniche, poi abbiamo dato tutte quante le carte al comune e il comune ha semplicemente bandito la gara. Questa gara aveva scadenza il 24 gennaio, però le imprese, i fornitori, hanno chiesto di differire il tutto perché non ce la fanno, visti i numeri sono del loro ordine di, correggimi se sbaglio, qualcosa come 240 automezzi, qualcosa del genere, 32 milioni di iniziativa per intenderci. Quindi hanno detto, io per poter rispondere in maniera equa ho bisogno di almeno altri 30 giorni, così che mi faccio i cronoprogrammi di consegna, e i cronoprogrammi di consegna sono pure, come dire, differiti nel tempo, non più consegna a 60, 90, 120, 150, ma consegne chiaramente più lunghe, vista la dimensione di questi mezzi. Abbiamo rifatto con il cronoprogramma e tutto, ma voglio dire, questi mezzi non è che noi li avremo a disposizione prima di quest'estate. Ovviamente, quando mi arrivano questi mezzi, per evitare che i parcheggi della RAP, gli autoparchi della RAP diventano, come dire, saloni di esposizione, è giusto che ci siano le persone, quindi servono gli autisti e quindi servono gli operai, cioè quelle cose per le quali io. Come dire, preso atto della fragilità della RAP, perché si può dire tutto, perché poi questi non lavorano, perché questi qua, questi là. Vabbè, la verità è che di fatto siamo pochi. Ecco, diciamo la stessa persona che ha detto ora leviamo i cassonetti, vabbè, lui scorda che quando lui era qui c'erano 700 operai in più, ma sai che cioè, si muovono le montagne con 700 operai in più. Dico per carità, amico mio, però dobbiamo tutti sapere esattamente qual è il giro del fumo. Io ho 700 operai in meno, ho un'età media di RAP che è tra le più alte d'Italia, 53 anni, l'età media dei RAP d'Italia è 48 anni, e ho dei mezzi chiaramente alquanto fatiscenti. Allora, mi arrivano questi mezzi nuovi, a quella data io già devo avere in struttura le persone, avevo fatto il bando, poi sono stato attaccato. Poi mi hanno detto di rallentare, di fermare la cabina di regia, il parere delle donne, insomma, diciamo che da allora ad oggi si sono persi circa 4 mesi, 4 mesi e mezzo, e io spero comunque che a un certo punto mi arriverà, come dire, l'atto definitivo che mi consente di chiudere il loop dei concorsi. Una cosa è sicura, io per il momento ho fatto soltanto il concorso dei 46 autisti, ma io devo fare il concorso dei 106 operai. Questo tendenzialmente io penso di poterlo lanciare la prossima settimana perché insomma alla fine è come la storia dello spazzamento meccanizzato, tutti quanti a dire non si può fare, non si può fare, dopodiché si fa come col bambino, lo butti a mare e arrivato a un certo punto si mette a nuotare, c'è poco da fare. Bene, la stessa cosa va fatta pure con i concorsi, io non posso continuare ad aspettare Tizio, Caio, Sempronio, voglio dire, sono 6 mesi che dico che ho bisogno di persone, tutti quanti a dire c'hai ragione, però stringi, stringi, non arriva nessuno. Bene, questo
quindi partirò col concorso. Questo concorso lo faccio come quello degli autisti, cioè noi abbiamo fatto un bando pubblico, questo bando pubblico per 46 autisti ha dato un ritorno di 4.000-4.500 domande, perfetto. Allora a questo punto noi abbiamo dato mandato ad un'azienda, mi pare che abbiamo già formalizzato il tutto, che mi deve guardare dal punto di vista semplicemente cartaceo, correggimi, tutte quelle che sono queste domande, perché io devo prendere, come dire, relativamente ai vari, alle varie domande, i migliori 200 curricula. Questi migliori 200 curricula, io avendo costituito una commissione, me li guardo, me li intervisto e prendo tendenzialmente ovviamente i migliori. Quindi non c'è né roba di interinali o di altro, c'è un banalissimo, normalissimo concorso pubblico dove anziché perdere tempo a cercare io tutte quante le carte per escludere su 4.000-4.500 domande che mi sono arrivate, escludere il grosso e limitarmi a 200, questo lavoro, diciamo, tipo bestie di Soma, me lo faccio fare, diciamo, fuori. Scusate solo un secondo, Mimmo Musacchia, ti devo chiamare io, c'ho una call in linea. Ok, ciao. Amoni. Bene. Quindi... noi la prossima settimana, se c'ho un certo tipo, diciamo, di ritorno anche da consiglio comunale, leggasi per esempio per Sotari, che finalmente non diventa, diciamo, una cosa che spunta, poi ritorna indietro, poi rispunta, so che chiaramente per ora ci sono casini impressionanti, figurarsi se la gente pensa al Perfetari, ma sai, c'è un piccolo problema, io senza Perfetari, cioè senza i 23 milioni, chiaramente, no, che sono in difficoltà, cioè chiudo putia, la cosa è secca. Che non è che, voglio dire, quando sei in difficoltà di natura economica o finanziaria, non è che tu dici, sì, ma io c'ho la firma del mio debitore che mi ha detto, sì, questi soldi ti spettano, ma ovviamente mi direbbe, sì, ma un nessuno, e io che gli dico, buh, sono sulla via di, buh, non lo so, ok, ecco perché per me il Perfetari è fondamentale, del resto è soltanto una presa d'atto. Perché non si può sfuggire dal Perfetari. È come la donna che deve partorire, si spaventa e fugge. Anche se fugge, deve essere sempre lei a partorire. La stessa cosa è il Perfetari. Non l'ho fatta io la norma dell'autorità per energia, gas, acqua e rifiuti. Esiste. L'autorità esiste dal 1994 e da un anno e mezzo, due anni ha puntato, ha messo nel mirino anche i rifiuti. Amen. Quindi chiaramente questi sono costi. Dice, vabbè, ma finiscono sulla gente. Lo so che finiscono sulla gente, ma è una cosa a tempo, potevano essere spalmati su 3 anni, ma dopo questi 3 anni si torna all'antico, ovvero adesso spalmati su 2 anni, ma dopo 2 anni si torna all'antico. Il vero problema è che è un problema enorme, è quello di non determinare ulteriori extra costi, cioè fare in modo che la Munnizza sale da Palermo e finisce a Bellolampo. Quindi il vero problema è: ma Bellolampo è in grado di prendersi questa Munnizza? Una prima pezza ce l'ho messa, c'è un cantiere che tra qualche giorno finisce e posso andare a portare l'equivalente di 3 mesi, 3 mesi e mezzo di Munnizza, ma siccome io ho altra Munnizza messa sui piazzali e non è poca, e siccome comunque la famosa, famosissima settima vasca, dico, il Padre Eterno ci dovrebbe venire proprio in aiuto per averla disponibile a maggio, una prima tranche, a me la disponibilità di questa vasca non basta. Allora di nuovo ho avviato il circuito con la commissione tecnica scientifica presieduta dal professore Angelini e poi territorio ambiente e poi dipartimento rifiuti con Calogero Foti, perché devo poter fare ulteriore abbancamento riprofilando la quarta. Ecco, a quel punto sarei tranquillo. Quindi io, che nel 2021 non ho portato extra costi, anche nel 2022 non porterei extra costi, e a quel punto anche a seguire per almeno altri 2-3 anni, perché finalmente la settima vasca sarebbe operativa. Comunque, torniamo alle nostre vicende. Quindi, raccolta differenziata. Io, siccome chiaramente devo dare una risposta alla città, perché la città chiaramente, cioè, vede quello che vedo pure io, non è che io sono nato in RAP, sono in RAP da qualche mese, ma Munnizza mentre è stata la vedo da una vita, quindi devo dare delle risposte. Allora noi, nelle more di fare questa seconda tranche che è infilata nel piano industriale e quindi i mezzi che arriveranno, diciamo, nella seconda metà di quest'anno, il personale ovviamente dovrei farcela ad arrivare, perché se parto col bando che verrebbe gestito nella stessa maniera la prossima settimana, io a questo punto potrei avere persone che sto a maggio, a giugno, qualcosa del genere. Quindi
l'incastro. E io che dico alla gente? No, per il momento io non faccio niente e quindi lascio la munizia a mezza strada, però la munizia differenziata, quindi è più nobile, però guarda, stai tranquillo, nella seconda metà di quest'anno io riesco a combinare, non glielo posso dire. Allora, da un lato abbiamo affidato con un bando a terzi la raccolta del cartone, che è già operativa da qualche giorno. Abbiamo appena aggiudicato anche la raccolta del vetro, così che io mi limito soltanto alla plastica, recupero risorse umane e poi con queste risorse umane quantomeno faccio che sistemo bene la raccolta della plastica e do un minimo d'aiuto alle altre attività. Bene. Perché io non c'è un'attività dove c'ho l'organico, no, completo, un organico decente. Cioè, poi parliamo di spazzamento, ne parleremo a seguire, cioè veramente c'è di che mettersi le mani ai capelli per chi ce l'ha come il presidente della commissione, io un naio, quindi ok, bene. Allora, cosa stiamo facendo? Ecco perché sono qui con il signor Oddo, che è il responsabile della raccolta differenziata, anzi proprio il pensatore, il programmatore e lo sviluppatore della raccolta differenziata. Stiamo tentando, e diciamo che alla fine abbiamo fatto la quadra, stiamo tentando di avviare una tranche per completare il Palermo Differenzia 2, una tranche così fatta, cioè ci buttiamo, completiamo 7 cannoni e facciamo relativamente ai 4 mandamenti, per ora noi ci fermiamo a Via Roma. Allora io mi faccio l'attività commerciale a Via Roma, a Via Macqueda, tutte, comprese tutte quante le stradine di collegamento, e poi mi faccio l'asse principale, cioè Corso Vittorio, sempre attività commerciale a destra e a sinistra. Intanto faccio questo, perché? Ma perché con delle, come dire, con delle intese, chiamiamole intese, perché ma poi il passaggio sindacale l'abbiamo fatto, perfetto, quindi con intese raggiunte anche con le organizzazioni sindacali, noi facciamo che salteremmo il pomeriggio, questa è la nostra idea, e io con le risorse che recupero posso dedicarmi alla raccolta differenziale più efficiente, così che tra i terzi e le risorse che recupero perché ho dato a terzi, io riesco a fare intanto, ecco, dare un segno di esistenza in vita. Mi faccio la fascia che va, come dicevo, da Via Roma fino a Via Macqueda, mi faccio l'asse di Corso Vittorio, cioè quelle parti dove materialmente turismo, sia il turismo estivo sia il turismo invernale, perché noi turisti ci sono sempre, ma anche i cittadini vedono comunque che Rappe si sa che ha un cirivedi e una voglia di fare, e in più ovviamente 7 cannoli. Qual è il problema? Io non so chi è stato, diciamo, questo esperto della NASA che al tempo decise che SRR doveva essere lei a distribuire i kit. Bene, ma siccome, diciamo, nonostante siano passati tanti anni, sti kit sono ancora lì, diciamo, a marcire, alcuni da anni, altri li hanno distribuiti, voglio dire. Allora, abbiamo già pronta la comunicazione che spero che esce oggi, dimmi sì. Ok, con la quale io dico ad SRR, sai che c'eri stamattina, c'è che la distribuzione la faccio io, dammi i nominativi delle imprese, perché io sono sicuro che loro le imprese non è vero che ce le hanno, perché ho cercato sui vari portali, non ho trovato nulla. Allora, intanto tutti i canzii, e penso io a tutto. Se vuoi pensi alla comunicazione, visto che ti spetterebbe pure la comunicazione, ma se ti acchiappa qualche crisi della gnosia, lascia perdere, ma tutto pure io, scusi il termine, me la frego pure io, la faccio pure io. Così che io sono sicuro che, anche se sono l'ultimo anello della catena, quindi sono il soggetto da additare, ah, perché manca per la RAP, almeno sono responsabile delle cose che dipendono da me. Oggi non c'ho la distribuzione dei kit, perfetto, ma la faccio pure io, basta che mi muovo, ok? Reset, allora no, chiudiamo la storia, i contenitori, vabbè, insomma, com'è che si chiama? Vabbè, mi sfugge il nome, perché mi viene sempre la cato di munnita, come se... Ok, allora ha ragione, è vero, ci sono persone che negli anni, ma io conosco a Pizzo, conosco a Caio, senti che fa, me lo sposti, senti che fai, lo movimenti, ma certo ci mancherebbe, ovvero sì, vabbè, però
Andiamo alla fotografia istantanea. Ci sono delle strade dove non c'è niente, poi improvvisamente davanti a un condominio o davanti a una scuola, perché dentro nella scuola non c'è nessuno che dice ma che stai facendo, no, nel condominio sì, ci sono 10 cassonetti a fare bella mostra di sé, addirittura ne avevo contati 14 mesi fa in via Imperatore Federico, e quando c'è ovviamente qualcosa che salta nella turnazione diventano delle montagne, proprio materialmente montagne di immondizia, non si riesce più a distinguere dove finisce il cassonetto e dove comincia allo spazio libero. Bene, va fatto un piano di verifica, perché in linea di principio la posa del cassonetto è qualcosa di cartesiano, cioè non è una cosa a come mi viene la faccia. C'ho da fare delle cose. Quanti condomini ci sono? Ce ne sono 12. Ti spettano 2 cassonetti. Quanto ne hai? 90. Te ne spettano 3, 4, 5, quello che è. Bene, non esiste che c'è qualcuno che non c'ha niente davanti, e che poi questo qualcuno che non c'ha niente davanti, diciamo che a seguire nessuno c'ha niente davanti, perché poi a questo punto chi c'ha il cate di munizia davanti dice scusa, è che sono lo scemo del villaggio. Quindi, ripeto, siccome la cosa è disciplinata da anni, se non dico secoli, ma certamente da tantissimi anni, noi questa cosa certamente l'approcciamo. E non è un problema chiaramente fare questo rilievo, sempre perché c'ho quei 350 nidoni che dicevamo, e siccome non devono trascinarsi 5 kg di carte, è un lavoro che certamente possono fare. Tante volte ho detto devo farlo, ma onestamente devo dire che tra quello che penso di fare la mattina appena arrivo e quello che riesco a fare c'è una certa, diciamo, distanza, ci sono sempre le emergenze. Allora, questa è una cosa che noi facciamo certamente, e mi impegno a fare, quantomeno a vedere, così che io so. Perché poi alla fine ci sarà dove ce n'ho di meno, dove ce n'ho di più, devo chiaramente ridistribuire tutto, su questo non ci sono dubbi. Bene, reset. Poc'anzi era Mimmo, quindi diciamo l'attuale amministratore unico di reset, e ne avevamo già parlato con il consigliere Randazzo, però dico ritorniamo sulla storia. Allora, io ho mandato a Orlando, al sindaco Orlando, quando poi materialmente avevo sempre queste persone ogni giorno per giorni su giorni su giorni, ho mandato, diciamo, una lettera con le mie considerazioni e con le mie decisioni, perché io dico che ognuno nel suo ruolo deve avere comunque, non voglio ricorrere, diciamo, a delle metafore, cioè non quelle due cose sferiche, deve avere il coraggio delle proprie azioni. Ok, allora tu mi dici che c'è l'accordo politico, bene, mi fa piacere, tu dici che bene, ok, però come ho sempre detto, fin tanto che di qua ne rispondo io, tendenzialmente vorrei fare quello che mi convino, quello che voglio fare, quello che mi convince. Allora, io che ho 53 anni di età media, cioè 5 anni di più dell'età media di tutti i rapper d'Italia, che come dicevo poc'anzi è 48 anni, io che ho dietro qua il portone 92 persone la cui età media attorno a 56-57 anni, io che so che esiste già al tempo un disegno decreto legge concorrenza che prevede che anche su tutti, non solo i rifiuti, su tutte le attività affidate in house, come al tempo successe 20 anni fa in Enel, ecco, non esiste che siccome in house tu sei blindato. Bene, in questo momento l'autorità c'ha credo 4 mesi di tempo per stabilire quelli che sono i paletti minimi di efficienza e di economicità del servizio, quindi è inutile che io dico che siccome c'è un contratto quindicennale non mi tocca nessuno per 15 anni, perché appena queste linee diventeranno norma a tutti gli effetti, io devo rispettare questi minimi barra massimi. Allora, costi 1.000 lire, tale, vedi che tu al massimo devi costare 900 lire, ok? Hai questo tipo di efficienza, bene, lo devi migliorare. È evidente che è una sorta di, come dire, di un back marching da fare in giro, ovviamente come al tempo successo sull'energia elettrica, i numeri dell'Italia settentrionale incideranno pesantemente su quelli che sono i numeri dell'Italia meridionale. Quindi è vero che i parametri che darà l'autorità saranno una media, ma noi saremo al di sotto di questa media, quindi dobbiamo recuperare efficienza. Io per recuperare efficienza ho bisogno di ragazzi giovani, ecco perché a questo punto in quella nota, al di là di tutta una serie di natura legale, perché poi con la cosa della storia del parere legale ognuno tira fuori il proprio parere, ma nessuno mi dice non lo puoi fare, nessuno mi dice lo puoi fare, tutto sì, si potrebbe eventualmente a chiane scende, ma io non so, io ho bisogno di cose concrete. Bene, a questo punto ho spiegato al sindaco quella che era la mia idea, e cioè
Siccome non possiamo lasciare per strada 92 persone col cerino in mano, perché sono 2 anni che aspettano, e certo non gliel'ho promesso io, ma non è che mi posso chiaramente girare la faccia dall'altra parte, a questo punto ho detto, gliel'avevo pure detto all'amministratore unico di Reset, che venne qua una volta assieme al suo top management, dico io vi lascio, vi do una proposta, vi lancio una proposta che poi ho certificato al sindaco, cioè l'operazione vale 2 milioni e mezzo. Tra quelli che entrano da me e hanno un delta perché passano dal part-time al full-time, questo delta vale circa 600 mila euro. Bene, gli altri che rimangono, siccome sono uscite 92 persone, nel loro bilancio hanno 1 milione e 9 circa di soldi in più. A questo punto, ovviamente, li spalmano su quelli che rimangono e anche questi salgono come numero di ore lavorate e quindi sulla busta paga. Facendo la somma 1 milione e 9 e 600 mila euro, arriviamo a 2 milioni e mezzo. Bene, ho detto al Resiti 2 milioni e mezzo. Te li do io e fai dei servizi, svuotamento cestini, dove io sono ma proprio veramente messo malissimo, sia per colpa nostra e anche per la gente, perché la signora che scende la mattina col sacchettino, o l'ometto che sei col sacchettino alle 9, alle 10 di mattina e mette il sacco della munizia dove in realtà si chiama cestino getta carta, non si chiama cestino getta munizia, è evidente che a questo punto sono sempre, come dire, in salita, sempre in affanno. Bene, lo giro al reset, a me costa 600 mila euro, ti do 600 mila euro. Ovviamente po posso anche prevedere una premialità, cioè se a questo punto io vedo che come dire, la frequenza di raccolta, visto che sono tanti questi di reset, aumenta, e io ti riconosco anche una premialità, basta sedersi attorno a un tavolo e fare un contratto. Semplice. L'altra storia, per arrivare a 2 milioni e mezzo, quindi mi mancano quasi 2 milioni, i 2 milioni te li faccio recuperare a Terra Reset, con il servizio che in questo momento ho dovuto prendermi io, e poi ne parliamo 30 secondi, e cioè quello di ripristino per emergenza e pronto intervento di quella che è, come dire, la viabilità cittadina, intesa come nero, quindi come asfalto e come marciapiede, che certamente dopo decenni di abbandono, che giriamo attorno agli argomenti, uno decenni di abbandono. Non lo so, cioè, non è che io vengo dalla Luna, io sono palermitano, la via Volturno, che è una cosa impressionante, la vediamo tutti, ma io ho soltanto l'emergenza, quindi facendo diciamo la radiografia della contabilità degli ultimi 2 o 3 anni, ho visto che queste cose il comune ce le ha pagate circa 1 milione e 9, 2 milioni, 2 milioni e 100 ogni anno, dico io ti giro queste, ti fai soltanto queste attività, quindi c'hai il chiamiamolo monitoraggio, cioè gente che gira, che segnala, poi c'è il pronto intervento, c'è la situazione, come dire, di pericolo, il che significa, diciamo, mettere un poco di asfalto su tappe di 1 metro per 1 metro, 2 metri per 2 metri, non di più. Io in realtà avevo proposto al Reset di fare il gran balzo, e cioè, ma perché non fate la manutenzione straordinaria, quella proprio, quella vera, quella che faceva RAP, forse più che altro AMIA, nei tempi andati. Io c'ho attrezzature da impresa stradale, io c'ho la finitrice, c'ho i rulli, c'ho materialmente i treni che comincio con scarificare e quando esco sto stendendo il tappetino. Dico, stiamo parlando di apparecchiature che oggi a comprarle nuove come minimo ci vogliono 4-5 milioni. Io ho detto te li do. Ma una cosa simbolica, tanto voglio dire, sempre amministrazione comunale, amministrazione comunale. Evito, diciamo, di dire perché sì, ma ci vuole professionalità. Veramente, visti nicchiare antichi all'asfalto, che ci vuole professionalità. Comunque, ognuno chiaramente a casa sua dice quello che vuole. Allora ho detto, perché là avrebbero fatto soldoni. Non vogliono questi soldoni, amen. A tu pare 4x2 si viva bene, perfetto. Avendo acquisito questa disponibilità, l'ho detto a Leo Luca, amen. Ecco per quale motivo non c'ho più il reset sotto casa. Peraltro devo dire che io un paio di sindacalisti reset per altra via li conosco e tutti e due mi hanno detto che loro erano soddisfatti di questa cosa. Indipendentemente da quelle poche persone che sono venute qua sotto, cioè parrebbe che gli umori della gente erano come di umori favorevoli. Onestamente vi devo dire che cosa è successo dopo tra Marino, Tizio, non lo so. Per me il problema era, devo risolvere il mio problema senza che la politica ci perda la faccia, perché mi rendo conto che se c'è un impegno deve andare avanti. E allora l'impegno, io ti dico, ti metto una situazione, come dire, equivalente, non è una situazione, non è un salvagente, non è una cosa, come dire, da
di recupero, cioè siccome non ti posso dare il primo taglio, ti do la sfasciatura. No, io ti do una cosa onesta, ti do una cosa seria, ti do una cosa professionale, nessuno si mortifica, e quindi a questo punto fai questo lavoro. Come è finita? Non credo che Musacchia mi abbia chiamato in questo momento per questo, ma sicuramente per qualche altra cosa. E questo è relativamente alla storia di Reset. Perché? Ma perché io con gente che ha addirittura più anni di quella che è l'età media mia, io appena diventa norma l'efficientamento e l'economia del servizio, attenzione, in quella cosa della concorrenza la vicenda riguarda tutti, cioè riguarda l'acqua, riguarda l'energia elettrica, riguarda i rifiuti, tutto quello che è nel mondo degli affidamenti in house, tutto. Cioè, in prima battuta, da quello che abbiamo fatto anche una riunione al tempo con Utilitalia, in prima battuta verrebbero applicate delle penali, come al tempo mi ricordo che è successo con Enel. Dopo un, fai conto, due penalizzazioni o qualcosa del genere, si arriva alla rescissione del contratto. Io non posso affrontare questo avvenire rischiando di mettere in gioco l'avvenire dell'agente RAP perché ci sono 90 persone che devono entrare. Dice c'è l'accordo politico, per farvi dare di Dio, lo rispetto, ci mancherebbe, ma allora ti trovo una soluzione che è praticamente la stessa cosa. C'erano altre domande? Piano di posizionamento dei cassetti abbiamo parlato, raccolta differenziata pure. Non ricordo cosa che dici? Lo spazzamento. Ecco, lo spazzamento. Allora, lo spazzamento. Io volevo comprendere bene questa vicenda di RAP Reset. Diciamo che quello che lei propone può essere più o meno condivisibile ai miei occhi, però dico io ovviamente posso soltanto esprimere in maniera molto sommessa quella che è la mia opinione. Ma di fatto, supponendo che diciamo, questa idea sia stata accolta dal Reset, dal sindacato, dai lavoratori, adesso eventualmente la palla a chi è passata affinché questa idea si possa concretizzare? Parliamo di Reset? Il Reset. Reset è su questi 92? Questi 92. Questa cosa si deve, ci vuole ovviamente, io ritengo il sindaco, chi per lui, che dispone che io e Reset ci mettiamo attorno a un tavolo, quindi come dire, Marino, che è l'assessore di riferimento di tutte e due, l'ipotetico penso ragioniere generale, e stabiliamo di contrattualizzare la cioè, io devo solo contrattualizzare, io le idee ce l'ho chiarissime, ok? Certo, è evidente che probabilmente le mie idee, che io ripeto, per me sono chiare, magari come dire inficino certi film che si sono viste certe persone che venivano qua e poi magari un mese dopo si diventavano pure queste inidonee, perché voglio dire, dal punto di vista statistico si vede che fino a 52 anni la gente lavora, poi dopodiché cominciano con come dire, le parziali idoneità, salvo poi normalmente concentrarsi sulla idoneità, ma è normale, non è un gioco delle parti, non è manco un babbio. Ma insomma, io dopo 20 anni, 25 anni, se io ho 56, 57 anni, io ne ho di più, però voglio dire, non è che di notte salgo sul pedellino a Chiano e mi tengo con una mano e raccolgo munnizza. È ovvio che a una certa età non è più possibile, ok? Sì, vabbè, ci sarà poi il solito tizio che magari strumentalizza su strato, ma il grosso è gente che veramente è logora. Bene. No, Presidente, lo capisco e comprendo la preoccupazione, ovviamente, di un amministratore che deve portare avanti un'azienda con le mille difficoltà che questa azienda tra l'altro rappresenta e sono diciamo, evidenziate già da anni. Dico, è un'azienda questa che già ai tempi di Amia aveva grosse difficoltà, è finita come è finita. RAP diciamo, vive ancora peggio questa situazione, anche perché il personale che ha a disposizione è sempre meno, quindi è chiaro. Però dico una domanda che può apparire banale, però io ammetto di non avere grandi competenze, quindi faccio delle domande che possono apparire banali, ma sono le domande che no ci mancherebbe. Dico, ma se noi queste persone, questi 92,
diciamo, li dovessimo inglobare all'interno di RAP, dando loro delle mansioni che possono essere quelle che lei citava poc'anzi, che sono lo svuotamento dei cestini, che suppongo, dico, infatti per questo ritengo che possa essere banale la domanda, supponga, dico, non ci voglia chissà quale donità fisica svuotare un cestino oggetto a carta, o se questi lavoratori li mettiamo a spazzare le strade, argomento che tratteremo tra pochissimo, dico, là non credo che ci sia chissà quale sforzo, a parte il discorso della temperatura a cui le faceva riferimento poc'anzi. Cioè, per quale motivo non si è pensato, diciamo, di inglobarle all'interno di RAP, lasciando, svincolando il reset da questo carico di 90 lavoratori, e poi, se è il caso, comunque accordare e potenziare il reset, che io ricordo benissimo, di questa cosa non era per niente d'accordo l'ex amministratore, l'ingegnere Perniciaro, e dando, affidando alla reset la manutenzione, per esempio, delle strade, creando un accordo che ovviamente lei l'ha facilitato, ci sta pure, dando loro i mezzi, creando ovviamente degli strumenti che, se ovviamente le cose si vogliono fare, si fanno, e dare al reset questo servizio di manutenzione strada, e quindi affidandogli una determinata somma nel bilancio comunale che permetterebbe al reset di poter potenziare il proprio organico, anche in termini di uno stipendio più adeguato, perché ovviamente, perché questi lavoratori vogliono andare in famiglia a RAP? Perché lì hanno uno stipendio sicuramente che gli permette di vivere una vita sicuramente più agiata rispetto allo stipendio che percepiscono i reset. Dico, solo quello è il motivo di cambiare il nome sulla divisa RAP anziché reset. Sì, allora andiamo per ordine. Io, è evidente che nel momento in cui mi entrano 100 persone nuove all'incirca, 106, questo bando che sto per fare, è evidente che se ci sono delle persone che, tenuto conto dell'età media, sono, come dire, prossime ad avere qualche problema, per cui la loro idoneità mi diventa un'idoneità condizionata, io a questo punto ovviamente me li vado a mettere, per esempio, sullo spazzamento. Bene, perché quello mio è mio, resterà per sempre. Diversa è la storia delle strade, per il semplice fatto che io, a rigore, da luglio dell'anno scorso non dovrei più occuparmi di strade. Ecco perché ho detto, allora, stanno studiando al comune come fare il mega appalto, bla bla bla, qua ne sapete molto più voi di me. Un po' quello che è, come dire, riesumare quella che fu la Lesca, che io ricordo, voi che siete tutti giovani non ve la ricordate, ma esisteva una certa Lesca di un certo signor Cassina. Bene, quindi io non dovrei più occuparmi di manutenzione strade, le persone della manutenzione strade, oltretutto vista la grandissima penuria di operai, li avevo riciclati per la raccolta, ho dovuto chiaramente fare macchine indietro, perché da una parte non ho avuto risposte frattanto da parte di Reset, e dall'altra parte invece, dopo i vari acquazzoni, voglio dire, questa è storia di ieri, c'è stato chiaramente una lagnanza enorme, ed è, io non posso girarmi la faccia dall'altra parte. Quindi abbiamo fatto la call, per carità di Dio, c'erano due assessori, c'era anche AMAP, c'era pure AMG, ma ci poteva essere pure chiunque. Alla fine l'unico che è pronto ad intervenire, giusto perché è un lavoro che noi abbiamo fatto sino a ieri, è RAP, e non potevo dire sì, ma a me non mi spetta, ok? Quindi ho detto non ci sono problemi. Allora io ho chiesto a loro di farmi un'ordinanza, perché la mia ordinanza scadeva il 31 dicembre, per 6 mesi, così che arriviamo sino a giugno. Ho chiesto delle cose che ancora comunque non mi sono state certificate, perché hanno fatto un'ordinanza semplicemente cambiando le date su quella, diciamo, precedente. Io invece ho chiesto, no, mi servono più soldi, cioè io devo fare qualcosa, diciamo, come dire, più seria. Non posso continuare a babbiare col cosiddetto asfalto a freddo, perché con l'asfalto a freddo succede come la volta scorsa, un pseudo uragano, e l'asfalto a freddo finisce chiaramente che scivola assieme alla pioggia. Ci siamo quindi inventati queste macchine tappabuchi, per il momento non le compro, né del resto devo comprarle, perché se è una cosa che mi dura 6 mesi, allora
ho fatto, diciamo, una indagine di mercato, ho visto che qua, diciamo, localmente, o perlomeno che operano localmente, o disposti ad operare localmente, ci sono due ditte, entrambe hanno due macchine tappabuchi. Intanto ho fatto e già ho aggiudicato la prima tappabuchi, penso che tra qualche giorno facciamo, come dire, la prima, il primo intervento, la prima coppia di interventi. È una cosa che dovrei poter fare, roba di ogni macchina dovrebbe fare, che so, 8, 10, 12 buchi da tappare. La differenza rispetto a quello che si era fatto sino ad ora è che quelli sono dei ripristini veri, non è, diciamo, l'attighiata, usando il solito termine inglese, cioè io me ne vado e c'ho un pezzo di asfalto che si vede messo lì senza gradino, senza gradino rispetto all'asfalto circostante, che potrebbe pure creare problemi di pericolo, una cosa, diciamo, che in altre parti d'Italia è il normale, il quotidiano. Da noi invece ci sono state delle perplessità, ma perché qua, perché là, cosa? Quindi, secondo, diciamo, la mia usuale maniera di agire, insomma, intanto ho fatto e poi si vede. Quindi credo che lunedì facciamo le prime prove, dopodiché, se quello che va bene, c'ho anche all'altra ditta, che appunto già ho ricognito, e affido anche all'altra ditta, roba di, stiamo parlando, mi pare, di 150-160 mila euro a ditta. È un lavoro che chiaramente noi non sappiamo fare, perché non abbiamo queste macchine. Allora io, a secondo te la vicenda è più grossa o meno grossa, agisco con quella macchina piuttosto che, diciamo, all'antica, magari con l'asfalto adesso a caldo anziché a freddo. Ma è una maniera per aiutarmi. Il mio ragionamento è semplice: ma se io sto cercando in tutte le maniere, avendo io problemi di organico, e c'ho il problema della strada, e va bene, per la città chiaramente questo è l'altro, e quindi rispondo. Spazzamento, io c'ho lo spazzamento meccanizzato, cioè, e fermi da 2 anni sullo spazzamento meccanizzato, perché manca per questo, cioè non esiste. Quindi abbiamo fatto la riunione, tutti quanti i soggetti interessati, mi servono autogru di Amat, mi servono i vigili, e poi il presidente di circoscrizione, e poi questo, e poi quello, insomma, alla fine siamo partiti. Lo spazzamento tradizionale, ma io ho pochissime persone, ma veramente pochissime. Io l'ho fatto un piano, il piano l'ho messo in rete su tutte le circoscrizioni, e il piano che è stato calibrato sulle persone, sulle poche persone che abbiamo, io lo so che va male, perché nonostante abbiamo dato una certa frequenza, alla fine tra una cosa e l'altra, adesso pure con questo Covid abbiamo avuto, non so, mi pare 50 casi di Covid, c'è sempre un motivo per cui non si riesce a rispettare questo programma. Io spero di poter, diciamo, a breve, che so, fare quello che il tempo non ho voluto fare, perché volevo vedere come che batteva. Cioè, se io dico la frequenza è una volta a settimana, allora io devo inizializzarlo questo programma. Inizializzare significa: sono passato oggi in via San Polo, bene, deve risultare che io in via San Polo sono passato oggi, e là scatta la frequenza. Tra una settimana devo tornare, altrimenti l'utente, il cittadino, non capisce. Questa è una cosa che ho detto, se la scrivo mi metto la cosiddetta acqua dentro, però siccome alla fine non si riesce a capire se ci giriamo la faccia dall'altra parte, se abbiamo Covid, se abbiamo questo o quell'altro, io dico che entro la fine di questo mese ci dobbiamo riuscire. Noi inizializziamo, cioè mano a mano che passo infilo una data e la metto in questa, come dire, amministrazione trasparente, cioè ognuno deve sapere quando io sono passato la volta scorsa, perché io leggo una settimana, una volta a settimana, sì, ma a partire, qual è la settimana giusta? È come nelle vecchie salumerie: passa domani perché oggi non ti faccio credito, cioè, vabbè, non significa niente. Lo spazzamento, sono in grande difficoltà, è evidente che sono in grande difficoltà, lo vedo. Io ho l'abitudine, avevo una sana abitudine che ho ripreso, e cioè quella di farmi da 10-15 km al giorno, quindi vado girando. Prima, quando ero giovane, correvo, adesso invece posso semplicemente camminare, forse tra qualche anno, continuando qui con tra qualche mese, continuando con la rap, magari giro col bastone. Però vedo la Via Libertà piena di foglie. Certo, è evidente che mi incavolo quando c'è la manifestazione perché è morto Mattarella, cioè avevamo puliamo, giusto, dovevamo mettere la ghirlanda, c'era munita, cioè voglio dire, è un problema di progressiva educazione. L'educazione riguarda il cittadino, l'educazione riguarda il dipendente comunale, l'educazione riguarda il dipendente di RAP piuttosto che Amazon. Io dico sempre qua dentro, il concetto di fondo è:
ci sono persone fortunate e persone sfortunate. Le persone fortunate sono quelle che stanno negli uffici. Per cui se un giorno io mi gratto anziché lavorare, non se ne accorge nessuno. C'ho l'idea di fare un open space qui. Se invece io lavoro e coglio munnezza o devo spazzare, se io un giorno c'ho la bubù, l'indomani lo vedono tutti. Ecco, questi sono, diciamo, in questa visione della gente che lavora, che dovrebbe lavorare, i cosiddetti sfortunati. Ecco, dobbiamo fare in modo che tutti quanti sono fortunati, nel senso che hanno uno stipendio, in un momento del genere. Presidente, purtroppo ho pochissime altre battute e poi purtroppo dobbiamo chiudere la seduta perché No, dobbiamo ma guardare. chiudiamo senz'altro perché non mi sono accorto parlando che abbiamo fatto le 11. Purtroppo per me, per lei lo so che è un piacere chiudere. Ma no, la Presidente, volta scorsa. una domanda veloce, Una cosa sola, perché altrimenti poi dico, è relativamente a questa cosa dello spazzamento, Presidente, che lei ovviamente ha fatto tutto un excursus sulla periodicità eventualmente. Quindi lei parlava in questo momento, oltre che di spazzamento meccanizzato, dove avete fatto una riunione, dove ci cioè, sono delle ordinanze che non erano state rispettate per tanto tempo, quindi che noi tra l'altro avevamo pure sottoposto al direttore generale Roberto Licausi, e Sì, che credo che si comunque chiamasse poi, così. diciamo, quindi, diciamo, invece parlavamo anche di spazzamento manuale, giusto? Dico, a parte Sì, il allora meccanizzato, quest'ultimo, questa diciamo che lo periodicità. spazzamento non è stato un pezzo, non sento. Questo meccanizzato. Dicevo, questa periodicità di cui lei parlava è Sì, prevista solo per no, il versamento per per il manuale. il manuale, sì. Quindi sarà il nostro lavoro, ovviamente, lì dove questa periodicità non venga rispettata, di farglielo presente. Assolutamente, assolutamente. No, io Perché ripeto, come dire, per semplificare il lavoro di noi tutti, vostro, mio, dei cittadini. Io devo inizializzare, cioè oggi io sono sul sito con frequenza settimanale. Il problema è sì, ma a partire da quando? Cioè quando è che sei venuto l'ultima volta? Ecco, io di qua a 10 giorni, entro fine mese, spero di farcela, devo inizializzare, così che si sa, nella stessa pagina deve spuntare settimanale e poi colonnina con ultimo passaggio, giorno 30, 30 gennaio. So che io devo... Non sento. dico, gliela posso chiedere, quello che lei ha detto è Pronto? chiarissimo, gliela posso chiedere un'ultima cosa. Sì, Mi dimmi, mi sente? dica, sì. Sì, adesso sì. Gliela posso Sì, sento. un'ultimissima cosa, Sento. però la dottoressa che abbiamo. Per quanto riguarda diciamo, questo calendario che è pubblicato sul sito, se non è chiedere troppo, ce lo può fare inviare sulla Sì. sede della commissione questo calendario di interventi, diciamo questa programmazione. Ve lo posso inviare? Se ce lo può fare inviare. Vuole inviato il vuole inviare? Certo. Prego, Ok. Roberto. Adesso c'è qualche Presidente, sulla rete. mi scusi, solo un'informazione. Il CCR di Piazzetta della Pace è a rischio di chiusura? Non so se sono stata. Scusate solo un secondo, ti chiamo tra 2 minuti che sono in una call. Ok, ciao. Allora, mi rifà la domanda, ha detto questo di quello di Piazza della Il Pace. centro comunale di raccolta è a rischio di chiusura perché, Non se sento non più niente. erro, in una commissione precedente si era detto che c'era un problema Sì, Piazza rispetto della al Pace luogo è. dove sorge No. questo. Dico, è a rischio Sì. chiusura, è stata risolta la Sì. problematica che c'era rispetto, non so, al luogo dove sorge di fatto adesso Sì, ma CCR. guardi, la problematica è banale, mi sente? E riguarda tutti quanti i CCR. I CCR sono stati aperti con l'ordinanza sindacale. L'ordinanza sindacale è a tempo.
Entro quel tempo bisogna fare tutta una serie di cose che coinvolgono essenzialmente il comune, dove vengono fatte e dove vengono fatte più lentamente. Una cosa è sicura, quando io apro un centro di raccolta devono venire i carabinieri per farmelo chiudere, perché il resto è carta, è timbri, mentre un centro di raccolta è sostanza. Quindi il problema è, casomai, ma è normale che un centro di raccolta deve avere liquami da 3 mesi a Piazzetta della Pace? Ma questa è un'altra storia che non riguarda noi. E questo è pure qualcosa che abbiamo affrontato con l'AMS in un'altra seduta di commissione, un problema igienico-sanitario. Vabbè. Noi la ringraziamo. Sono passato ieri al borgo, ieri sera, i liquami sono... Io non ho sentito che cosa che mi augura, spero che mi augurasse del bene, Presidente Inserino. Ok, anche a lei, va bene. Okay. Dobbiamo chiudere, va bene. Alla prossima. Grazie, una buona giornata. Ok, arrivederci. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti, io sto chiudendo, colleghi.